Salve ragazzi, cari amici, sono Andrea Bruno. Questa volta sono qui per spiegarvi cosa stia avvenendo adesso in Ucraina. E parlo a te, italiota dei miei zebedei, te che te ne stai col tuo culone flaccido seduto davanti televisioni e giornali a rincoglionirti e riempirti la testa di cazzate. Ti spiego cosa avviene in Ucraina sinteticamente con tre piccole informazioni. Innanzitutto andiamo a ritroso. Recentemente noi abbiamo fatto una guerra in Libia contro il nostro migliore partner commerciale. La Libia era il nostro migliore partner commerciale per quanto riguarda l'affluenza delle risorse energetiche. Adesso dalla Libia gli italiani li hanno cacciati via tutti, lì regna una anarchia, vi è una confusione totale che la Farnesina ha richiamato tutti gli italiani e ha detto chiaramente dalla Libia di andarsene. Oramai dalla Libia il nostro ex migliore partner commerciale, che prima ci forniva gas e risorse energetiche, oramai da lì abbiamo l'approvvigionamento di clandestini, di immigrati, di gente che viene e sta invadendo l'Italia. Da lì non arrivano più le risorse. Quella via, quell'autostrada energetica è stata interrotta. A marzo, di recente marzo 2014, arriva Barack Obama in Italia e va a parlare con il nostro ebettino nazionale, il nostro Matteo Renzi, e gli dice: Renzi, stai a sentire, tu devi prendere il gas dagli Stati Uniti, il gas quello prodotto con le esplosioni sotterranee, tu devi approvvigionarti dal gas dagli Stati Uniti, ti serve il gas, vi serve il gas, ve lo diamo noi, lo devi prendere. E Matteo Renzi, perché è un uomo asservito al potere, un burattino messo lì dalla troica, col suo sorriso da bettino ha fatto come per dire sì, ma non c'è neanche bisogno che me lo vieni a dire. Adesso in Ucraina cosa sta avvenendo? Gli Stati Uniti vogliono che anche lì scoppi una guerra, stanno facendo di tutto affinché la Russia ci caschi, avvia una guerra contro l'Ucraina, una guerra ordita dagli americani, creata d'arte. Cosa ci fanno gli americani in Ucraina? Sarà poi cazzi degli ucraini quello che deve avvenire lì. È una guerra che viene pianificata e creata d'arte, nessuno sa il perché. Il motivo qual è? Se anche lì viene una guerra, quella è l'ultima via di risorse energetiche che ci è rimasta in Europa. Chiudiamo anche quell'approvvigionamento, poi dopo, volenti o nolenti, il gas lo dobbiamo prendere dagli americani e al prezzo che ci diranno loro, perché non ci sarà concorrenza, non ci sarà un altro che vi dirò no, guarda che quello lì non è il prezzo di mercato, noi te lo diamo al prezzo di mercato. No, perché le vie di approvvigionamento energetico verso il nostro paese saranno chiuse. Ok? Caro italiotta dei miei zebedei, informati, apri la mente, cerca di stare interessato intorno alle notizie e non prendere le notizie per buone da parte di televisioni e giornali, perché sono un mero organo di propaganda politica, uno strumento per incoglionire tutti gli italioti deficienti come te che se ne stanno con il culone flaccido davanti alla televisione. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.